Leonardo ed io potremmo restare a discutere di questo per ore. Questo è un lato di Leonardo da Vinci di cui non sappiamo molto. Sapete qual era la battuta preferita di Leonardo? Sapete perché il pomodoro è diventato rosso? Perché ha visto il sorriso della Gioconda ed è arrossito? Sono la dottoressa Claudia Piccola e questa era Gioconda, l'ispirazione di Da Vinci, nel mio nuovo podcast Imparare l'Italiano, dove ti porto in un viaggio attraverso la bella Italia. Non vedo l'ora di condividere con voi la mia passione per tutto ciò che è italiano. Dall'ospitare la perfetta cena italiana. La chiave è usare colori vivaci e trame che evocano la bellezza dell'Italia, per creare un ambiente caldo e invitante. Alla dolcezza e alla bontà del tiramisù. Il tiramisù, la regina dei dolci italiani. Il segreto del suo successo risiede nella qualità dei suoi ingredienti. Savoiardi, mascarpone, espresso. All'innamorarsi a Roma. Ricordo di aver pensato: chi è questa ragazza americana con il grande sorriso e lo zaino ancora più grande? Scoprire le gemme nascoste dell'Italia. La spiaggia di Conca dei Marini è uno di quei segreti che solo noi conosciamo ed è veramente magica. Viaggiare a Venezia. Il mio ponte preferito è il ponte di Rialto. È tale iconico e fotogenico, e la street art è semplicemente fantastica. Fare un cappuccino come un barista italiano. Il processo di macinatura è fondamentale per ottenere il cappuccino perfetto. Imparare come gli italiani rendono ogni outfit pop. L'umile cappello è un elemento fondamentale di ogni guardaroba elegante, ma scegliete quella sbagliata e rischiate di sembrare un gangster degli anni 20. Ospitare la perfetta serata italiana di vino e formaggio. Come chef a 5 stelle Michelli, devo dire che la chiave per un piatto di formaggio di successo è tutta nella varietà e nella presentazione. Parlare con Dante Alighieri su Seinfeld. George è l'incarnazione dell'egoismo e della miopia umana. Imparando i segreti del parmigiano. Vedi, non sono solo tre ingredienti: latte, caglio e sale, ma il modo in cui li combiniamo rende il parmesano così speciale. Scoprendo l'arte italiana di non fare nulla. Sembra strano, ma è così importante rilassarsi e lasciare vagare la mente. Dimostrando che esiste la Befana e altro ancora. Inoltre, questi sistemi potrebbero essere integrati con altri sensori e algoritmi di intelligenza artificiale per garantire una navigazione sicura ed efficiente. Ci immergeremo in tutto e mentre esploriamo insieme questo bellissimo paese, imparerai facilmente l'italiano lungo il percorso. Il nostro approccio conversazionale ti farà parlare come un vero italiano in poco tempo. Imparate l'italiano e scoprite i segreti di la bella vita. Seguiteci e accendete le notifiche e venite con me in Italia.